Ciao amici, oggi vi voglio parlare di come fare per capire trovare la sella ideale. Ci sono molte tipologie di selle, selle piatte con il buco, semi piatte o leggermente curvate. Abbiamo le selle molto curvate che facilitano l'antiversione del bacino, le selle con la punta troncata che vanno molto nei triatleti, nelle cronometro. Una delle più famose adesso è la Adamo, che ha un concetto nuovo, non è questa, però il concetto proprio della sella troncata che viene utilizzata a cronometro. E andiamo su un grande classico, sella larga, senza buco in mezzo, grande appoggio ischiatico. E solo per oggi, ai primi 10 che chiamano, regaliamo anche la maglietta ufficiale e i calzini di Angelo Furlan 360. Dai, sto scherzando, andiamo avanti. Queste sono solo alcune tra le migliaia di tipologie di selle che ci sono attualmente in commercio in questo periodo nel mondo del ciclismo, sia su strada che in mountain bike. Ma come orientarsi all'interno di questo universo? Ci sono molti metodi che i bravi biomeccanici che ci sono in circolazione utilizzano. Dall'analisi statica, ad esempio, si va a valutare se uno è ectomorfo, endomorfo o mesomorfo in base a quelle che sono le caratteristiche strutturali della persona, che sia una persona molto robusta, molto muscolare, o che sia una persona magra e filiforme. Questo va a incidere molto anche sulle pressioni che ci sono a livello della sella. Come la larghezza del bacino è altresì molto importante nella determinazione statica di quella che è la larghezza o la sella ideale. Ci sono molti metodi, come quello di misurare proprio la larghezza dei fianchi. E attenzione, perché che spesso vedo che alle donne vengono date queste selle da chopper, queste selle tipo la Vespa, no? Non è sempre corretto che la donna deve per forza avere una sella super larga, perché se è vero che rispetto a un uomo generalmente ha i fianchi leggermente meno stretti, ecco che a questo non corrisponde un appoggio largo delle tuberosità ischiatiche, perché la forma del bacino della donna è diversa da quella dell'uomo. Un altro sistema è quello di andare a misurare la larghezza dell'appoggio delle tuberosità ischiatiche e misurarne la distanza. In base a quello, in base al peso, viene determinato che tipo di sella utilizzare. In aggiunta a questo, in un buon centro ci sono tutte quelle analisi dinamiche molto funzionali a capire con precisione qual è il tipo di sella ideale per te, come l'analisi dei carichi pressori, quello che succede a livello di pressione nella pedalata, e c'è anche l'analisi del movimento pelvico. Queste sono solo alcune cose che si trovano nei centri più evoluti, quelli moderni, dove ci sono persone che studiano giornalmente, che si aggiornano e che hanno un approccio mentale aperto ad ascoltare la persona che si rivolge a loro. Un altro indice molto importante che viene valutato è l'indice di flessibilità della persona, quindi deve avere un minimo di competenze chi vi mette in bici per vedere qual è la vostra flessibilità, ed è qui che esperienze di carattere pratico iniziano a fare la differenza. Vi racconto proprio la mia esperienza. A livello teorico, con gli strumenti che ci sono disponibili oggi, ho un appoggio ischiatico largo, ho una flessibilità muscolare che fa schifo. Questo perché? Perché durante la carriera ho fatto l'errore che hanno fatto molti atleti con le mie caratteristiche, quindi quelli che sono ipertrofici a livello di quadricipite, di fare poco stretching. Ahimè, di conseguenza ho avuto una retrazione degli ischio crurali e adesso ho una flessibilità che veramente fa pena. Inserendo i dati attuali della mia larghezza, delle tuberosità ischiatiche, dei carichi pressori in fase dinamica e della mia poca flessibilità, teoricamente io dovrei avere una sella con il largo appoggio e con una curvatura pronunciata che per l'appunto favorisce l'antiversione del bacino. In sostanza, cosa succede? Che ho una sella piatta e soprattutto, se vi faccio vedere il dislivello sella manubrio che ha la mia bicicletta, non ci crederete mai. La scienza è la base, è importantissima, la scienza richiede il dato oggettivo e deve essere sempre provato con numeri e quant'altro. Tuttavia, in tutti questi anni ho visto che non sempre le cose collimano perfettamente. Resta sottinteso che per non avere problematiche con la sella è importantissimo regolare il decimo di millimetro, perché pensate per quante volte, quante rivoluzioni voi fate in un'ora. 90 pedalate, 95 pedalate al minuto di media per un'ora, fate voi i conti.
Perché io riesco ad avere una posizione molto ancora racing nonostante abbia un po' di panzetta e nonostante la mia flessibilità muscolare lasci a desiderare? Perché comunque ho avuto degli adattamenti durante la carriera, ho una buona mobilità articolare, vale a dire che riesco a piegarmi bene con il tronco rispetto al bacino, e anche se la mia flessibilità muscolare non è al top, comunque riesco a tenere una posizione molto estrema, cosa che non riesce a fare una persona che magari ha la mia stessa altezza, dotato di grande flessibilità, ma quando gli do in mano la mia bicicletta richiede magari di alzare 2-3 cm di spessore nell'attacco anteriore perché non ce la fa a stare in presa bassa. Mettiamoci anche che non ho una grandissima sensibilità perineale, quindi vado un po' a contravvenire a quella che è la teoria. Fermo restando che è importante che vi rivolgiate a centri professionali che vanno a valutare tutti quei parametri ideali. In 8 anni, qui al mio centro ne ho viste tantissime di casistiche, e succede che tante volte con i numeri in mano poi torna la persona e mi dice: anche se il responso di quello che abbiamo visto mi dava questo tipo di sella, Angelo, io non mi trovo proprio così bene come avevamo previsto. Quindi dopo molte centinaia di posizionamenti effettuati, uno dei sistemi ideali più giusti che ho visto in aggiunta a tutto quello che c'è da fare in un centro specializzato è... metterci il sederino sopra per almeno 2 ore, puoi capire come va, meglio fare 3 ore, e tenersi la sella per una settimana. Non dovete prendere il modello super con la forchetta in carbonio o quant'altro. Ormai i negozi o tutti i centri specializzati hanno una gamma infinita di selle tester. Per determinare se realmente la sella va bene per voi, ovviamente dopo aver fatto tutte le analisi del caso dal vostro biomeccanico preferito, ecco, non abbiate paura a chiedere di provare una sella per una settimana. Ci dovete pedalare, non è che lo dovete tenere su però una settimana e poi dopo una settimana riportarla. Ricordatevi, la verità sulle selle si sente in aggiunta a quello che avete fatto dopo 2 ore che ci pedalate sopra, e date un risultato finale dopo una settimana. Bene, anche per oggi è tutto, ci vediamo alle prossime puntate, viva la bici e tutti in sella, ciao!